Moneta! Si è tenuto a Eboli un corteo per sostenere la sanità pubblica locale e protestare contro l'ospedale unico della Piana del Sele che la Regione Campania vuole costruire a Battipaglia. Il sindaco di Eboli, Mario Conte, che ha avuto al proprio fianco nella manifestazione solo i sindaci di Valva, Giuseppe Vuocolo, e di Altavilla Silentina, Francesco Cembalo, ha lanciato un appello a tutti i primi cittadini della Piana del Sele, compresa Cecilia Francese, sindaco di Battipaglia, per istituire un tavolo istituzionale con il governatore Vincenzo De Luca. La scelta dell'ospedale unico, ha dichiarato Conte, mortificherebbe e porterebbe alla chiusura del nosocomio di Eboli. Questa manifestazione è un atto di democrazia. Chi pensa il contrario stasera ha avuto la risposta. Ringrazio i sindaci che hanno aderito e quelli che hanno firmato il documento per rivedere il piano ospedaliero. Tra gli altri erano presenti alla manifestazione anche il consigliere regionale della Lega, Aurelio Tommasetti, l'onorevole Tonino Cuomo, il presidente del Tribunale del Malato, Carmine Campagna, e qualche sindacato. Campagna ha affermato: gli assenti sono colpevoli due volte, nessuna guerra di campanile, difendiamo i cittadini e i malati.